La guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia, la frenata dei mercati di materie prime con l'est europeo e i rincari energetici alle stelle stanno mettendo in ginocchio il settore metallurgico. Nello specifico, a fare i conti con una duplice crisi di approvvigionamenti e costi sono le fonderie. Il 20% della ghisa lavorata in Italia, ad esempio, arriva dalla Russia. La metà dell'export globale riguarda proprio le due anime del conflitto, Mosca e Kiev. Una situazione che mette a repentaglio la tenuta di un settore, quello metallurgico, che in territorio cremonese conta sia grandi gruppi che piccole realtà. Noi, come tutte le fonderie, stiamo avendo grossi problemi al momento con i materiali e con il costo dell'energia che ci serve per far funzionare i forni. E aumentando l'energia, aumentando il gas, che sono i combustibili che si utilizzano per i forni, anche le lavorazioni di raffinazione dei metalli hanno avuto un'impennata di prezzo. L'incremento del costo dei metalli è stato esponenziale negli ultimi anni. Questo condiziona molto, perché se immaginiamo che 2 anni fa il bronzo lo pagavamo 7 euro al chilo, adesso siamo arrivati a pagarlo a 16. Facendo pezzi in metallo che comunque hanno dei pesi importanti, l'aumento del prodotto finito ha avuto un aumento esponenziale. Quindi questo condiziona i nostri clienti e di conseguenza ovviamente noi e tutta la filiera delle fonderie.